Però iniziamo subito da questa cosa. Cos'è lo spaesamento, se dovessimo catalogarlo? Adesso non vorrei cominciare sparandola subito grossa, però io ho la sensazione che sia una componente inevitabile della condizione umana. Cioè, ci troviamo ogni tanto al di fuori dell'area in cui sappiamo come muoverci, di cui conosciamo le regole. Questo o perché andiamo via, andiamo in un posto lontano, ma anche perché passiamo in un ambito in cui le regole sono diverse, noi magari non le conosciamo, ci si aspettano da noi delle cose che noi non riusciamo a intuire. È una situazione problematica, ma è una situazione anche fertile, nel senso che appunto quando uno non sa che cosa fare, deve improvvisare, deve inventarsi delle soluzioni. Può andare bene e può andare male. Però l'idea era appunto quella di raccontare delle storie su questo stato ambiguo, no? In cui si è al di fuori della propria area di conforto. E siccome appunto ho la presunzione di dire che questa è una componente comune a tante persone della condizione umana, non si poteva raccontare una sola storia, bisognava raccontarne tante che avessero degli elementi in comune. Questo è quello che ho cercato di fare. Si dice che lo spaesamento a volte può essere anche vivere una vita che non è la nostra, che non sentiamo nostra, e questo è anche lo spaesamento? Sì, certo, ci sono tantissime declinazioni della parola. La parola cosa vuol dire? Secondo me è importante anche la radice paese dentro lo spaesamento, perché tutti quanti cerchiamo di vivere, è naturale, è normale, all'interno di una nostra piccola provincia, di un paese in cui le relazioni sono chiare, ci sono poche sorprese, la gente ci conosce, noi conosciamo le persone. E magari si fa fatica a uscirne, no? Io penso che sia un'esperienza comune a tutti quelli che hanno viaggiato. Uno progetta un viaggio a lungo, ma la sera prima di partire si chiede sempre: ma chi me l'ha fatto fare? Non potevo starmene a casa mia. Ecco, il momento in cui si supera questo stato d'animo, secondo me, è il momento fertile. Ma naturalmente lo si può superare perché ci si sta dedicando a un viaggio di piacere, o si può essere costretti a superare questa fase perché appunto si cerca di uscire da una vita che non è la nostra. Molti dei racconti presenti su questo suo libro sono racconti verosimili, nel senso che sono storie magari raccolte in giro per il mondo, messe insieme, cambiando nomi, eccetera, ma ce ne sono altre che sono vere. Ce n'è una in particolare che ho avuto l'impressione, anche leggendo alcune sue interviste del passato, che riveste una particolare importanza, quella dove parla della figura del partigiano dell'Ampi e anche di suo padre. Sì, vorrei dire che anche se è uscito in una collana di saggistica questo libro, per motivi che ancora non mi sono chiari, sono tutte quante delle storie inventate. Poi naturalmente lo sappiamo, lo diceva Flaubert, no, che Madame Bovary era lui, cioè in un libro, in un libro di finzione, uno mette le sue esperienze, le sue storie. Il modo forse meno volgare per farlo, il modo meno volgare per parlare di sé è tradurre queste esperienze in qualche cosa che non ha a che fare direttamente con noi. Quindi è chiaro che lì si mescolano delle cose che mi sono capitate, insomma, tipicamente la situazione che si incontra quando magari in un aeroporto ci si mette a parlare con uno sconosciuto, non ci sarà mai modo di approfondire la relazione, ma poi scatta qualcosa e ci si dice qualcosa di estremamente personale o di illuminante. Ecco, questo tipo di esperienza mi appartiene. Poi ecco, non fidatevi troppo del personaggio che dice io in queste storie, perché posso buttarlo un po' sul tecnico o... No, perché prima hai criticato quelli che hanno una visione filologica delle cose. Faccio un piccolo commento tecnico. Allora, da dilettante della scrittura, quale sono? Mi pare di aver capito che il narratore onnisciente alla Tolstoi oggi non funziona più. Lo si può usare se si vuole scrivere un giallo, per esempio, perché allora uno non bada alla qualità letteraria. Bisogna mettere, per così dire, la telecamera sulle spalle di qualcuno. Quindi ci vuole una voce che dice io. Ci sono vari modi per farlo. E a un estremo, secondo me, c'è per esempio Javier Marías. Il suo ultimo libro, Thomas Nevinson, che forse qualcuno avrà letto, è un libro in cui ogni pensiero, ogni ragionamento, ogni riflessione del personaggio che dice io viene messa sulla pagina. E noi seguiamo questa soggettività molto molto forte che ci racconta la storia. Io ho cercato di mettermi al capo opposto, cioè una voce che dice io opaca, di cui non si sa niente, che non esprime opinioni, che riporta. Perché l'ho fatto? Perché in questo modo la voce di quello che mi raccontava la storia
allora emerge meglio, ma c'è questo elemento di naturalezza di uno che ti dice, sai, ho trovato uno che mi ha raccontato questa storia qua. Nella vicenda del partigiano, qui anch'io sono molto affezionato, c'è di vero che il mio padre è stato un partigiano nel Vicentino, in Val di Chiampo. Il suo capo si chiamava Tigre. E io da bambino giocavo a partigiani contro i tedeschi, insomma, non a cowboy e indiani. E mi immaginavo che l'uomo che aveva comandato le truppe di cui faceva parte mio padre fosse una figura autorevole, anziana. Poi, a distanza di molto tempo, ben oltre la morte di mio padre, attraverso un giro molto strano, una serie di coincidenze, mi arriva in mano una foto di questo capo partigiano, il Tigre. Ed era un ragazzo, un ragazzino. Un ragazzino di quelli che, se fate gli insegnanti di scuola media entrati in una classe nuova, capite subito che darà del filo da torcere, con una faccia che si capisce così, ma era un ragazzino. E allora ho provato a immaginarmi cosa possa essere successo a questo grande capo militare, perché era bravissimo, nel momento in cui non c'è più una rivoluzione da vincere, in cui le cose ritornano a prendere un ritmo diverso. E lì ho incrociato questa storia con un'altra che avevo sentito, cioè di un altro ex partigiano che aveva mollato la famiglia, era scappato nell'America del Sud subito dopo la guerra perché si era innamorato e che poi torna in Italia durante il referendum del divorzio perché spera che vinca il divorzio di poter tornare a ricongiungere i capi della sua vita. Quindi ho fatto un'operazione di taglia e cuci e lì dentro in realtà ci sono due storie. Per qualche motivo mi è sembrato indispensabile mantenere il nome di battaglia del partigiano, Tigre. Ho falsificato il nome di battaglia di mio padre, non è Ennio come nel libro, se volete vi dico anche come si chiamava, ormai non c'è più motivo di mantenere il segreto su questo, si chiamava Adria, che è il paese del Veneto da cui proveniamo, ma ho voluto metterci un altro nome anche per dire, guardate, non è la storia vera. Però Tigre ormai era così dentro alla mia immaginazione, dentro alle mie memorie, che non sono riuscito a cambiarlo in nessun modo. La storia della sua vita in Venezuela, della sua fuga, del suo ritorno in Italia e della difficoltà per questo grande combattente ad adattarsi a una vita che non è più quella in cui lui ha espresso le sue doti, tutta questa storia me la sono inventata. Ricorda questo racconto sui partigiani, ricorda un po' il finale mediterraneo, che succede di fatto la stessa cosa, che alcuni vogliono rientrare perché è finita la guerra per ricostruire un'Italia migliore e poi da anziani ritornano in realtà in questa isola greca dove avevano passato la loro gioventù perché delusi per quello che stava accadendo, lo stesso che accade infatti a Tigre, che pensava che fosse un mondo diverso quello che si stava costruendo e poi si è trovato invece ad essere cambiato, non tanto lui che era rimasto uguale a se stesso, forse sbagliando perché nel tempo deve cambiare, ma sono cambiati tutti gli altri. E ben questo, no? Si può trovarsi spaesati anche perché senza cambiare nulla della nostra vita tutto il resto intorno a noi o le cose importanti intorno a noi cambiano ed effettivamente si sentono queste storie, no? Di gente che dopo la resistenza, dopo aver vinto la guerra di resistenza, poi perde la partita della pace perché non riesce a trovare il modo di inserirsi nei processi ben più ampi che coinvolgono il paese. Lì credo che questo sia un problema generale poi di molti che scrivono, cercare di stabilire un rapporto tra la storia con la S minuscola che uno sta raccontando e la storia con la S maiuscola che avviene dietro. Se uno riesce a trovare dei collegamenti, di solito il racconto si arricchisce. Marco. Potrei fare quasi una lezione di un'ora e mezza sul tuo libro, credo. Facciamolo. Dopo Cacciari si arrabbia. Dopo no, c'è anche la Maria. Vi dico subito perché. Perché è innanzitutto forse il più bel libro di racconti che io abbia letto fra il 21 e il 22. E devo dire che sono rimasto sorpreso, perché io ho preso questo libro in mano qualche mese fa per un semplice motivo, perché lui ha insegnato a Bologna,
alla facoltà di statistica. Io sono amico della direttrice del Dipartimento di Statistica, che è l'Angela Montanari. Qualche tempo fa questa nostra collega, ma io insegno a lettere, quindi siamo proprio due mondi diversi, ma diversi nel senso che basta attraversare la strada, passiamo da un dipartimento all'altro, ma siamo diversissimi come contenuti. L'Angela Montanari mi ha detto: ma tu che organizzi sempre conferenze, ma perché non inviti una volta Guido Barbujani? Dice che ti fa un discorso sulla razza, le specie, la genetica. Io ho detto: beh sì, teniamolo in mente. Poi vedo questo libro e in effetti quando lo vedo lì in libreria ho pensato che fosse non un libro di racconti, però quelle idee in audio a volte hanno le idee confuse. Se sei in una, come dire, hai un capostipite molto molto importante, perché Carlo Levi, cioè Cristo si è fermato a Eboli, è stato pubblicato da Einaudi nella collana di Saggistica. Poi tutti hanno capito che era un romanzo, ma allora, fine anni 40, è stato pubblicato la Saggistica. Non si capisce perché. Comunque, io ho cominciato a leggerlo e, come diceva prima Pier Luigi, non c'è un indice vero e proprio, ci sono delle freccine. Vi faccio l'esempio. Auronzo, freccina, Misurina, che sono anche vicine. Poi però c'è tipo Jaipur, freccina, Vienna. Nizza, freccina, Caracotto, tanto per Prato, freccina, Peterson, freccina, Monza. Allora, quando guardavo l'indice dicevo, ma dico, che strano questo modo che ha trovato per tenere insieme questo libro. Poi mi sono messo a leggere. La prima domanda che dopo mi dai una risposta, ho detto, ma come fa a essere stato in tutti questi posti, accidenti? Ma come fa a conoscerli tutti? Perché leggendo sembra che tu in realtà li conosca tutti. Ci sono particolari molto dettagliati, va bene, tu dici fiction, tu dici alla fine tutto questo è fiction, va bene. Seconda cosa, ho sentito una voce, proprio sapete quando si ascolta una canzone che hai la percezione nell'orecchio di sentire una cosa che ti ricorda qualche cosa, e vi dico subito anche qual è la voce che ho sentito, questa qui. È il racconto che ha l'indicazione geografica Auronzo Misurina, che comincia con questa frase: una sera in un rifugio sopra Cortina ho fatto due chiacchiere con un ingegnere di Vicenza. Guardate, per chi si occupa come mestiere naturalmente di letteratura, questa frase ha una targa, cioè chi scrive prende delle voci che possono essere voci che vengono da tanti luoghi, ma prende anche delle voci che vengono dalla letteratura. Cioè l'abilità di uno scrittore sta, la grandezza di uno scrittore sta anche nel riuscire a farci sentire naturale ciò che magari invece viene da un altro libro, cioè di ridare naturalezza a una citazione. Allora, questo è un tono specifico che nella letteratura italiana ha due nomi. Uno che è quello di Goffredo Parisi nei Sillabari, ma qui capite che la genetica c'entra, perché in qualche modo Parise, cioè Vicenza, cioè sono le tue terre in un modo o nell'altro, le tue terre di provenienza, e l'altro è Gianni Celati, i narratori delle pianure. Perché è quel tono lì? Perché questo racconto inizia una sera, così, una sera. Quale sera? Una sera. Cioè è quel modo con cui i grandi narratori orali iniziavano a raccontare, cioè che non ti dicevano quale sera era. Una sera in un rifugio ho fatto due chiacchiere con un ingegnere di Vicenza. Vedete che tecnicamente è tutto con l'indistinzione. Non sai che sera è, non sai che rifugio è, non sai chi è l'ingegnere di Vicenza. Però quella frase lì ti prende, proprio perché sviluppa in te quel desiderio di andare avanti e di dire, beh, adesso però vado avanti perché lui me lo spiega. E lui è bravo perché in parte te lo spiega, ma nel momento in cui te lo spiega ti apre delle altre curiosità piccole che poi alla fine del racconto non sono tutte riempite, perché ripeto, un racconto è come un tessuto bucherellato, mentre il romanzo è un tessuto fitto che deve avere una forma, è un vestito che ha una forma, un racconto è un pezzo di stoffa con dei buchi. La bellezza è questa, che tu passi, fai dei piccoli salti, dici ma qui però non mi dice tutto,
Perché è bravo a non dirti tutto? Perché, come diceva ieri Michele Mari, in un tempo rapido ti do una carica di energia, ma non ti dico tutto. Anzi, tanto più sono bravo, quanto più ti lascio anche alla fine del racconto qualche cosa di non detto. E lui, devo dire, in questo è bravissimo. L'altra cosa che mi ha colpito molto è il modo con cui appunto lui passa attraverso tutti questi luoghi. Dopo poi ci dice se li conosce o se in realtà alcuni se li ha inventati o se appunto è ricorso ad alcuni strumenti. Altro elemento, ma le vite degli individui cosa sono? Cioè la vita di ognuno di noi che cos'è? Sono dei pezzi che noi teniamo insieme perché ogni mattina la nostra mente ci dice che siamo una persona e che in qualche modo dobbiamo ricucire, e lo facciamo sempre, lo facciamo ogni mattina, dobbiamo ricucire tutto quello che abbiamo dietro e proiettarlo un po' più avanti. Questo è chiaro, quando i primi sintomi, per esempio, di un disagio mentale, da dove nascono? Dal fatto che chi ha il disagio mentale, che è una cosa che poi può capitare a tutti noi, non riesce più a tenere insieme i pezzi. E allora magari comincia, allora qui viene fuori il problema che abbiamo affrontato con quasi tutti gli scrittori, che è quello dell'identità. Noi non siamo delle identità definite o definibili o predefinite. Nessuno di noi sa esattamente chi è. Noi siamo dei pezzi che riusciamo a tenere insieme raccontandoci con la nostra mente qual è la nostra identità. Poi ci sono dei momenti in cui la nostra mente, i momenti più classici, la perdita di qualcuno che ci sta a cuore, perdita dei genitori, la fine di un amore, un problema grande a livello lavorativo, un litigio. Ecco, quelli sono i momenti in cui, pluff, tenere insieme i pezzi diventa più difficile. E allora bisogna ricominciare a ricucire. E i suoi racconti sono tutti basati su questo. Cioè, il soggetto smarrito è proprio quel soggetto che si trova in condizioni che magari lo hanno portato un po' lontano da casa, ma, per esempio, uno dei racconti che letteralmente mi ha fatto commuovere, è il racconto Venezia Mestre. È il racconto di un rapporto tra un padre che si separa e un bambino, e un figlio. Venezia Mestre non è mica una grande stanza, no? Però quello è un racconto dove si giocano due vite almeno. Quella della madre di meno, ma le due vite, cioè quella del padre e del figlio, si giocano. Si giocano nel giro di poche pagine e in uno spostamento che è di pochi chilometri. Ecco, lui è bravo per questo, perché lui ci fa sentire che siamo tutti soggetti smarriti e che tutti abbiamo bisogno di fare questa operazione, ricucire continuamente i pezzi di cui siamo fatti. E il problema non è saperli ricucire, il problema è avere coscienza che lo stiamo facendo e che stiamo facendo un'operazione difficile, che ci costa fatica, che dobbiamo continuamente appunto tenere insieme un qualcosa che altrimenti andrebbe da tutte le parti. Ecco, se dovessi dire perché mi è piaciuto il libro di Guido Barbuiani, direi perché mi ha spiegato che cos'è l'esistenza, semplicemente. E cosa devo... La domanda era quella, se tutti i luoghi che sì, adesso tantissimi stimoli, se mi dimentico dei pezzi poi me lo ricorderete. Dunque, sui luoghi, chiaro, ne ho scelti molti perché in qualche modo c'ero passato e li conoscevo. Poi c'è uno strumento che si chiama Google Streets, che io raccomando a tutti quelli che scrivono cose di immaginazione, di fantasia. Perché anche nei posti dove siamo già stati, noi, a meno che non siamo degli acquerellisti, insomma, se non abbiamo una memoria fotografica ci dimentichiamo tante cose. Allora, una procedura che seguivo abbastanza regolarmente prima di mettermi a scrivere era dare un'occhiata alle strade dove volevo piazzare la storia, perché ti vengono in mente anche in quelli dove ero già stato, ma non è che l'ho fatto per tutti, non lo facevo sistematicamente, ma Google Street ti dà quel po' di familiarità, rinnova in certi casi, o ti dà quel po' di familiarità con i posti che aiuta a rendere più credibili i personaggi e le situazioni.
quindi lo consiglio a tutti quanti. Si scoprono delle cose che ti eri dimenticato, per esempio, e si capisce meglio come far agire i personaggi se si ha un quadro molto chiaro dell'ambiente in cui si trovano in quel momento. Questa è la prima cosa. E, averti fatto comprendere l'esistenza, ti ringrazio moltissimo, è la prima volta che me lo dicono, penso che sarà anche l'ultima, perché è un tipo di complimento che normalmente non mi fanno, al massimo mi dicono il contrario, insomma, che ho confuso le idee. Hai confuso, sì. Ma hai confuso creando... Creativamente, bene. I miei collaboratori all'università non sempre la pensano così, ma tant'è, non hanno mai letto nessuno dei miei libri, peraltro, quindi stiamo parlando di cose diverse. No, in mezzo c'era il tema dell'identità, che è indubbiamente un tema che mi sta caro, e sono d'accordo con Marco Bazzocchi, è un'illusione il fatto che siamo identici a noi stessi. Cioè, la parola identità vorrebbe dire che noi siamo sempre identici a noi stessi. Allora, finché si parla di carta d'identità, va bene, insomma, è un documento che attesta che siamo sempre la stessa persona, che siamo nati in quel posto lì. Ma anch'io sono convinto, prima di tutto, che l'identità sia una cosa molto complessa. Poi che io non mi sveglio al mattino chiedendomi qual è la mia identità, e così credo che non succeda a nessuno. L'identità salta fuori quando siamo in crisi, quando siamo in difficoltà. Allora sì, uno si dice, ma cos'è che mi caratterizza come individuo, come cittadino, magari come abitante, come membro di una certa comunità? Quindi ecco, intanto ricordiamoci che quando salta fuori l'identità è sempre perché c'è un problema, altrimenti uno non ci pensa. Poi l'altro aspetto interessante, che però è anche un po' spiazzante del concetto di identità, è che in italiano la parola è la stessa al singolare e al plurale. E questo fa venire in mente, ed è sbagliato, che ci si possa definire in base a una caratteristica. Io ho questa identità qua. Io sono juventino, tu sei interista, quindi siamo avversari. Ecco, su questo tema ci sono delle riflessioni molto belle di Amartya Sen, il premio Nobel per l'economia, che ha scritto un libro che si chiamava Identità assassine, in inglese, in italiano l'aggettivo se n'è andato, e che però dice una cosa elementare e verissima. Noi siamo tante cose diverse, noi siamo il cibo che ci piace mangiare, il modo in cui ci piace trascorrere il tempo con i nostri amici, la nostra opinione politica, la squadra di calcio, se ci piace il calcio, per cui facciamo il tifo, la musica che ci piace ascoltare, il fatto che siamo collerici o non siamo collerici, il fatto che siamo tranquilli o non siamo tranquilli. Costituiscono tutti questi aspetti delle personalità che sono molto riluttanti a farsi schematizzare lungo una linea in cui si può essere o bianchi o neri. Molti ragionamenti sull'identità, molti di quelli che si sentono, invece sono ragionamenti di tipo binario, o stai di qua o stai di là. E ce ne siamo accorti tutti, credo, in questa fase di guerra, in cui ogni ragionamento veniva preso per un tentativo di svilire una delle due identità possibili. Però questa è anche forse la forza della letteratura, no? Mentre questi temi, trasformati in un saggio, diventerebbero facilmente noiosi, il grande vantaggio dei personaggi di invenzione è che si possono rappresentare tutte le loro ambiguità. E forse anche, visto, non me l'hai chiesto, ma tanto prima o poi questa cosa mi viene sempre chiesta, no? La differenza fra la scrittura scientifica e la scrittura narrativa. Io direi che proprio sta nel diverso livello di ambiguità delle due lingue. In ambito scientifico l'ambiguità va ridotta al minimo, se possibile azzerata, anche se probabilmente è del tutto, azzerarla del tutto non è possibile. In campo letterario l'ambiguità è la ricchezza dei personaggi. Il fatto di non, a meno che non sia un film di John Wayne in cui ci sono i cowboy e gli indiani, i buoni e i cattivi, però nella letteratura i personaggi devono contenere una carica soprattutto irrisolta di ambiguità, non possono essere schiacciati in una sola identità, in un solo aggettivo. Ecco. Quindi ci si diverte di più a scrivere letteratura che a scrivere di scienza, ecco, senz'altro. Ho risposto a tutte le cose o mi sono dimenticato dei pezzi? Allora, abbiamo detto che il libro ha come sottotitolo Storia di incontri e spaesamenti. E visto che forse impropriamente all'inizio ho detto che è un libro di viaggi, anche se ci sono i viaggi, sottolineando e sottintendendo forse che gli spaesamenti sono solo legati al viaggio, quello fisico, quello da un luogo all'altro. In realtà
uno si può trovare spaesato anche a 10 metri da casa sua, come racconta. Sì, lui vuole che dica una cosa che ho detto in un'intervista, però è vero, insomma, mi hanno chiesto quando è che mi sento spaesato, io mi sento spesso spaesato, adesso no, e, però mi è venuto in mente, e evidentemente la cosa gli è piaciuta, che un senso di grande estraneità a quello che stavo facendo l'ho provato durante una riunione di condominio, quindi in linea d'aria a pochi metri di distanza da casa mia, perché mi trovavo in un mondo di cui non comprendevo le regole, circondato da figure ostili, le cui scelte, le cui decisioni avrebbero avuto un peso nella mia vita. Mentre capita, e questo è un po' l'idea di alcuni di questi racconti, capita che contatti occasionali con persone con cui non c'è il tempo materiale di sviluppare una conoscenza, portino invece a dei momenti di intimità. Io questa cosa l'ho provata, l'ho sentita e mi è piaciuta molto. Ti trovi all'estero con uno che non conoscerai mai, ma d'improvviso scopri che ti piace la stessa musica, o magari ti dice una cosa che ti colpisce un po' dal punto di vista personale. Ecco, allora ho cercato di ricostruire un poco di queste storie. Ce n'erano un po' di più, ma me ne hanno tagliate 8, erano 40 lì inizio, e ne hanno tagliate 8 perché dicevano che il libro sarebbe stato più incisivo, avrebbe venduto di più, il libro non ha venduto di più, credo, insomma, avrebbe venduto lo stesso e avreste avuto per 15 euro 8 storie di più, e quindi ce n'era qualcuna di più, sono rimaste quelle, di un paio di queste storie mi dispiace. E questo libro è anche un libro di racconti di viaggio nel tempo e nella storia, perché qua troviamo il golpe cileno raccontato, raccontiamo il dramma della Siria, il dramma degli organi in Mozambico, dell'espianto di organi, cosa che avviene anche in paesi del sud-est asiatico. E quindi è un viaggio a 360 gradi, un viaggio all'interno di una società. Io le dicevo prima che mi sembra quasi il proseguimento, questo libro, del suo lavoro di genetista, nel senso che, voglio dire, è sì una serie di racconti, quindi un romanzo. Però in realtà ci sono lo studio dell'uomo. Sì, non c'era l'ambizione di fare un viaggio a 360 gradi, francamente. Quello sarebbe stato troppo e forse non è neanche il compito delle opere di finzione. Però è vero, l'abbiamo detto anche prima, insomma, secondo me scattano dei meccanismi interessanti quando nella storia con la S minuscola che uno sta raccontando si riflettono alcuni eventi invece della grande storia, che non pretendo di raccontare, però indubbiamente per quelli della mia età il colpo di Stato cileno è stato un evento importante e anche lì vi dico brevemente la storia, una ragazza che scappa, come sono scappati in molti, scavalcando il muro dell'ambasciata italiana, che in un certo periodo conteneva al suo interno centinaia di oppositori del regime di Pinochet durante il colpo di Stato. Alcuni erano semplicemente ragazzi che erano stati scoperti a scrivere una scritta sul muro ed erano dovuti scappare via inseguiti dalla polizia, altri erano politici che avevano una lunga esperienza alle spalle. E questa ragazza all'interno di questa comunità in cui ogni tanto arriva un autobus e li porta all'aeroporto, ne fa uscire alcuni, così si trova bene, è la prima avventura della sua vita, impara delle cose, si trova bene, poi a un certo punto le mandano in Danimarca e questo l'ho fatto perché conosco dei cileni in Danimarca, e lì in Danimarca si imbatte nel male del mondo, cioè lei che è passata in qualche modo indenne attraverso un colpo di Stato, uccisioni, torture, finisce per fare amicizia con una donna, anzi più che fare amicizia, per fidanzarsi con una donna danese che ha un figlio che sta morendo di una malattia genetica che si chiama distrofia muscolare. E con questo non riesce a fare i conti, perché mentre la violenza del colpo di Stato, le violenze dei militari rientrano in un quadro brutale ma comprensibile, la violenza della vita, della genetica forse in questo caso, contro un innocente, questo lei non riesce in nessun modo a mandarlo giù. Quindi ci sono storie di questo genere qua, altre come diceva Marco prima invece sono spostamenti minuscoli. Se posso dire due cose sul racconto che hai citato, che mi fa piacere che tu abbia citato, è la storia di un padre che vive a Mestre e siccome anche gli si è liberata una casa a Venezia,
pensa che separandosi dalla moglie e andando a vivere a Venezia, suo figlio sarà più contento, perché può giocare per strada, non ci sono le macchine, e non si rende conto che invece per il bambino essere spostato di pochi chilometri produce dei traumi, produce delle difficoltà. E questo bambino è un bambino che scrive testamenti. Questa è una trovata bellissima. Non è una trovata, ero io il bambino che scriveva testamenti. E posso anche dare, e posso dare una spiegazione anche di questo, perché quando ero bambino avevo un cugino della mia età e siccome tutti e due volevamo sentirci buoni, evidentemente dovevamo farci dei regali ogni volta che ci incontravamo, e naturalmente le disponibilità finanziarie di un bambino di 6-7 anni sono limitate, quindi finivamo per darci le stesse macchinine, cioè le scambiavamo ogni volta, avevano cambiato di proprietà diverse volte, fino a che le mamme ci hanno detto: sentite, voi vi volete bene comunque, non c'è bisogno di farsi un regalo tutte le volte. Lì ho capito che se facevo testamento potevo provare lo stesso senso di generosità che provavo facendo un regalo vero, senza per questo alienare le mie proprietà. E quindi mi è sembrata una cosa bellissima, e quindi io facevo questi testamenti che poi lasciavo in giro per la casa, perché non si sa mai, se muori è meglio che il testamento sia disponibile. Quindi quella è una delle cose che non mi sono inventato. Bellissimo, però dai, bellissimo. Marco, volevi aggiungere qualcosa prima di dire che avevi una domanda? Ah, proseguiamo. A proposito del viaggio, però è anche vero che, e ci siamo abituati in questi due anni, a viaggiare rimanendo chiusi in casa, per il Covid, perché poi abbiamo cominciato ad aver paura dell'altro, del rischio che si poteva vivere. Si può viaggiare rimanendo in casa, nella propria stanza? Sì, questa è una domanda che mi fa spesso un mio amico giurista che mi ogni tanto presenta i miei libri, il quale, visto che non ce l'ho, ve lo posso dire, in sua presenza non lo dico, ha fatto un anno sabbatico a 500 metri di distanza da casa sua, cioè si è preso in affitto un piccolo appartamento e andava lì a scrivere un libro, quindi una persona molto lontana da questo punto di vista da me, e che in qualche modo rivendica la sua capacità di viaggiare, perché mi cita delle frasi di autori che adesso non ricordo, ma che dicono tutti quanti, Proust, così, che dice: i viaggi più grandi si fanno all'interno di noi stessi. Io un po' contesto questa visione, nel senso che è vero che poi la nostra mente rielabora tutto quanto, ma se chiudete uno dentro un cubo senza nessuno stimolo dall'esterno, non potrà fare delle grandi riflessioni. Le riflessioni, i cambiamenti, i viaggi interiori sono sempre messi in moto da un contatto con l'altro. Ci vuole un altro. Questo altro può assumere le forme di un cammelliere se andiamo nel deserto, che magari ci offre il tè e quindi ci rasserena in un momento di stress, o possono essere rappresentate da un volume che abbiamo lì dentro, attraverso cui entriamo in contatto con l'esperienza di qualcuno. Ma l'altro, secondo me, ci vuole. Quindi non è vero che uno può stare fermo e viaggiare. Se sta fermo e viaggia è perché ci sono degli elementi di viaggio che entrano nella sua mente attraverso telefonate, attraverso discorsi, letture, magari durante il periodo del Covid attraverso Skype, che ci ha un po' salvato la vita, anche se un po' ce l'ha rovinata, no? C'è una cosa particolare, a meno che non mi sia sfuggito, c'è solo un racconto nel quale lei mette una citazione, che è quello che è Ferrara a Guscello. Perché? Dove c'è Lenzerini? Lanzarini, però. Hanno voluto modificare, perché sennò sarebbe stato troppo noto. Perché solo in questo racconto? Secondo me ce n'è un altro. In quello del partigiano di cui parlavamo prima c'è una frase di Luigi Meneghello che dice: la banda non c'era più perché c'è la guerra per bande, ma non c'è la pace per bande. Che è un po' un riassunto della cosa che volevo raccontare. È all'inizio dei Piccoli Maestri. In questa storia, Ferrara Guscello, si parla del breve itinerario che separa la casa dove vivono i vecchi dal centro per anziani dove vengono a un certo punto trasferiti per aspettare di morire. È un tragitto breve in termini di chilometri, ma che produce un cambiamento profondo e radicale. E lì ho trovato una frase di Luigi Pintor, che se ce l'ha lì forse è meglio che legga lei, perché va citata testualmente. Non puoi stare vicino a chi muore perché è assente, e non puoi stargli lontano perché è presente. Ecco, io penso che chi abbia
sia stato vicino a una persona che moriva, abbia sentito questa cosa, meglio di così secondo me non si può, non la si può dire, e quindi mi sembrava che fosse l'epigrafe giusta per un racconto sulla quotidianità, no? di questi centri per anziani. Non succede praticamente niente, no? è la routine della vita in questi centri per anziani, quelli che cercano di scappare, quelli che litigano tra di loro, quelli che compiono gli anni e gli fanno una festina, ma è una festina che si spegne in se stessa. Allora, finora abbiamo parlato di spaesamenti, però quali sono stati gli incontri importanti che l'hanno portata a scrivere questo libro? Visto che abbiamo detto che sono tutte storie verosimili, quindi diciamo inventate, ma però che rispecchiano realtà accadute molto probabilmente, come ce le racconta. Dunque, il titolo non è mio, il libro si chiamava Espatriati all'inizio, almeno nella mia testa si chiamava Espatriati, era uscito subito prima da Einaudi un altro che si chiamava Spatriati, e allora una persona che è qui, Gaetano Sateriale, che ringrazio pubblicamente, mi ha regalato questo titolo che aveva concepito per un libro che forse avrebbe scritto. Dopodiché, quando è passato questo titolo, ci siamo resi conto che ci sono altri due libri con lo stesso titolo usciti negli ultimi 5 anni. Uno è un libro di critica letteraria su Manzoni, e l'altro in realtà non è un libro, ma è una trasmissione radio su Radio 2, mi hanno detto, che si chiama Soggetti Smarriti. È così, insomma, si finisce sempre per... Insomma, i titoli buoni sono pochi e li si riutilizza. Mi sta risuccedendo la stessa cosa adesso che sto scrivendo una cosa per la terza. Avevamo trovato il titolo perfetto e non si può usarlo perché c'è già un libro che si chiama così. Ma gli incontri... Io ho avuto la fortuna di fare un mestiere, forse un mestiere che non mi meritavo, perché l'ho scelto quasi per caso, la ricerca scientifica, che mi ha fatto girare tantissimo. E sono stato in tanti posti dove non sarei andato per conto mio. E quindi potrei dire che appunto attraverso tutti questi viaggi ho acquisito la consuetudine di mettermi in contatto con gente anche molto diversa da me. Molti di questi incontri sono stati irrilevanti, non è che ti capita sempre di trovare qualche cosa di importante, però ho conosciuto delle persone importanti e poi ho sentito delle storie. Quella del traffico d'organi, il racconto che si chiama Roccaraso Nampula, me l'ha raccontata un geologo italiano che era stato in Mozambico per fare il suo lavoro e che a un certo punto ha conosciuto un militare italiano che era stato mandato in Mozambico per vigilare su delle elezioni. Così. E questo gli ha detto: guarda che stanno reclutando militari per andare in giro per le campagne, prendere la gente giovane e togliergli un rene e una cornea. Si fanno queste cose qua. Quindi questa non fa parte della mia esperienza, non sono mai stato in Mozambico io di persona, però ho guardato su Google Streets come è fatta Nampula in modo da potermi immaginare un bar, da potermi immaginare un poco come fosse fatta la campagna. E quindi direi che più che persone, individui che hanno ispirato queste storie, c'è stata un po' una consuetudine a entrare in contatto con tanta gente diversa. Poi così si imparano le lingue, no? Insomma, si impara un po' anche la mentalità delle persone, e quindi l'atmosfera del libro deriva indubbiamente dalle tante volte che mi sono trovato un po' allibito davanti a degli eventi. Ve ne racconto uno che non c'è nel libro, anche perché non era narrabile. Eravamo a New York, io ho lavorato 3 anni vicino a New York, e arriviamo a Little Italy davanti a una pizzeria e c'è una lapide che dice: non credete a quelli che dicono che la pizza l'hanno inventata nel Connecticut, l'abbiamo inventata noi. Allora, chi vive all'estero, specie chi vive in America, si abitua, deve abituarsi a limitare le proprie reazioni di sorpresa, perché la vita è una continua sorpresa. Ma ci sono dei momenti in cui a uno viene voglia di avvolgersi nel tricolore e di dire viva l'Italia. Non so come sia, non sono nazionalista, ma quella volta mi hanno toccato la pizza e io dico: ma la pizza è italiana. E cade il gelo nel gruppo di persone di cui io facevo parte. Tutti rimangono molto turbati. Adesso c'è un italiano che vuole, si inventa che hanno inventato loro la pizza. Erano tutti molto imbarazzati perché nessuno pensava assolutamente che le mie frasi potessero avere senso. E a quel punto interviene un mio amico coreano per difendermi e dice: allora Guido,
quali sono le prove che tu puoi portare della teoria che la pizza è un cibo italiano? Ecco, questi sono i contesti in cui uno si sente davvero strano, davvero spaesato. E ho cercato in alcune di queste storie di portare questo tipo di atmosfere. Altre hanno una vicenda diversa, per esempio quello Prato Paterson Monza, che è stato citato prima, quella è la storia di Gaetano Bresci, che ho letto in un libro che si chiama Assassini contro il nuovo ordine, che racconta la storia di quattro, è un libro in inglese, non è uscito in italiano, che racconta la storia di quattro anarchici italiani, Sante Caserio, appunto Gaetano Bresci, che più o meno negli stessi anni, nel giro di 5 anni, ammazzano 4 figure importanti: l'imperatrice Sissi, ve la ricordate, il primo ministro francese Sadi Carnot, se non sbaglio? Vabbè, non badate, c'è un primo ministro francese, un primo ministro spagnolo che aveva fatto garrotare degli anarchici, e appunto il re Umberto. E lì c'è una storia interessante, perché lì lo spaesamento non è tanto il fatto che Gaetano Bresci, che era un bravissimo operaio tessile qualificato, che a un certo punto va da Prato a lavorare a Paterson, perché Paterson è la capitale dell'industria tessile americana, è già anarchico quando va lì, quindi non è che si sindacalizzi o altro. Quando è che c'è lo spaesamento? Gaetano Bresci decide a un certo punto di tornare in Italia e uccidere il re Umberto per via della repressione, lo sapete, del Bava Beccaris 1898. E tutti lo descrivono come un uomo estremamente freddo, estremamente controllato, che sapeva esattamente quello che stava facendo, pienamente consapevole dei suoi atti. Ma alla fine, l'ultimo giorno, prima di ammazzare il re, Gaetano Bresci, sapete cosa fa? Si mangia 5 gelati. E si mangia 5 gelati perché lui sa benissimo che dopo il suo gesto o lo ammazzano lì sul posto, lo linciano, o, come poi è successo, lo mettono in galera e lo fanno morire in galera. Probabilmente è stato ammazzato. E allora quest'uomo tutto d'un pezzo, quest'uomo che parte dall'America con il preciso scopo di fare quello che poi alla fine farà, sa che non potrà prendersi più un gelato in vita sua. E allora se ne prende uno. E intanto il re non arriva. E allora lui torna indietro e se ne prende un secondo, e poi un terzo, e un quarto, e un quinto. Questo racconto poneva il problema del punto di vista da cui raccontarlo, e allora lì mi sono inventato un personaggio romagnolo, sanguigno, che si chiama il maestro, che mi racconta questa storia, e quindi c'è ancora una voce opaca che dice io, ma la responsabilità di questa vicenda vera dei 5 gelati e di tutte le altre che mi sono inventato se la prende il maestro, e quindi io ho la coscienza a posto. A proposito di spaesamento, prego. Nel libro non c'è, ma l'ho letto, l'ho sentita raccontata da lei. C'è un momento in un suo viaggio, lei era in Africa, sperduto con la sua tenda, alla ricerca di una popolazione dell'uovo che faceva strani rumori con la bocca. Poi viene avvicinata da questa tribù, quando incominciano a fare questi rumori che lei si aspettava, si è sentito a casa. Cioè è finito lo spaesamento, mentre probabilmente per qualsiasi altra persona sarebbe stato quel momento lo spaesamento, cioè sentire gente diversa con rumori, con fonemi diversi, poteva, come dire, portarci allo spaesamento. Quindi in realtà lo spaesamento è una cosa veramente molto personale. Ma certo, ma provate a pensare a... Voi siete un bambino, siete appassionati di calcio, volete vedere giocare Platini, va bene? Quando vi portano in uno stadio dove non siete mai stati, magari in Francia, in mezzo a decine di migliaia di gente urlante, voi vi sentite a casa vostra perché finalmente vedete giocare Michel Platini. Allora, questo episodio si riferisce al fatto che c'è una zona dell'Africa del Sud dove parlano lingue che si chiamano della famiglia Khoisan, e chi le parla un tempo erano chiamati boscimani, ma boscimane è una parola spregiativa, una parola che hanno inventato i coloni olandesi, boeri, i primi che sono arrivati a colonizzare il Sudafrica, perché volevano sbarazzarsi delle popolazioni locali che gli rubavano le vacche, che li disturbavano, ma al tempo stesso erano molto religiosi e quindi non volevano commettere peccato mortale. E qualcuno ha avuto la bella idea di dire: guardate, ci sono i mannen, gli uomini, ma ci sono i bushmannen,
gli uomini della prateria, questi non hanno l'anima e quindi li si può ammazzare senza commettere peccato mortale. Questa è stata la pensata. Ora, i cosiddetti boscimani oggi non si possono più chiamare così, ma loro non hanno un nome per loro stessi. E quindi li definiamo in base alle lingue che parlano, che sono lingue che si chiamano Khoisan. In queste lingue ci sono dei click, dei suoni che sono del tipo così, e che io non sono capace di fare per bene, che loro mettono dentro alle parole. E io per anni avevo saputo che c'erano i Khoisan, che sono anche dal punto di vista antropologico, biologico, diversi, perché sono cacciatori e raccoglitori, non hanno ancora l'agricoltura, quindi sono seminomadi, sono molto interessanti da tanti punti di vista. Però ne avevo letto sui libri, ne avevo parlato con quelli che ci avevano lavorato. E una sera, appunto, eravamo in Botswana, mi ricordo, avevamo trovato un passaggio su un camion di inglesi che andavano a Nairobi, ed eravamo piazzati in mezzo al nulla, veramente non c'era niente, non dovete immaginarvi l'Africa lussureggiante, sembrava di stare in un'enorme marghera da cui erano state abolite le case, c'erano dei mucchi di pietre, delle cose così, e ci siamo fermati lì perché tanto andare 50 km più avanti sarebbe stato lo stesso. E come capita in Africa, tutti fermi, sembra di essere in mezzo al deserto, dopo 5 minuti arriva qualcuno. Questa, la mia esperienza africana è proprio a questo elemento centrale. E arrivano questi, non sapevano niente, non avevamo nessuna lingua in comune. Erano 3, scalzi, e gli offriamo delle sigarette, le accettano, si mettono a fumare, poi stiamo lì. Cosa fai? E questi si mettono a parlare tra di loro e incominciano a fare dei click. E a quel punto io non sapevo più che cosa fare per fargli proseguire la loro conversazione, perché per me era come veder giocare il calciatore della mia infanzia. È durato un poco, poi sono andati via. Marco, volevi aggiungere? La prima considerazione è che i ferraresi ormai hanno raggiunto tutti i luoghi del mondo, che da Ferrara siete diventati, come dire, vi siete sparsi. Perché? Ma perché ormai non puoi andare in un posto dove non trovi un ferrarese che ti dice. No, se posso citare un'altra piccola esperienza personale, sono stato veramente ad Abu Dhabi, io sono di Adria poi, no? Sono della provincia di Rovigo, e arrivato lì mi dico, ma probabilmente sono il primo di Adria che è stato ad Abu Dhabi, e dopo mezz'ora mi presentano una psicologa dell'università locale che mi dice, sai, siamo di Adria tutte e due, quindi anche quelli di Adria sono arrivati molto, no, molto lontano. Sì, a parte le battute, c'era una cosa, un'altra cosa, ma sono molto, avete sentito, lui è capace di... Poi questa cosa dell'oralità è molto bella, cioè il fatto che tu riesca a raccogliere le voci degli altri oppure a inventarti di aver raccolto le voci degli altri è molto bella, perché io penso che, l'ho detto tante volte in questi giorni ma anche l'anno scorso, che la letteratura italiana in realtà nasce dai racconti che i vari viaggiatori si facevano la sera quando non sapevano appunto cosa fare, si raccontavano quello che avevano visto durante il giorno. Poi magari c'era quello un po' più fantasioso, no, che diceva di aver visto una cosa che gli altri non avevano visto, perché appunto se la inventava, e allora diventava la famosa falsificazione, che però serve in un certo senso a creare meraviglia. Peccato, però era più bello se li chiamavamo voci di spaesamento quest'anno, li abbiamo chiamati voci di meraviglia, vabbè, lo stesso, però mi piaceva molto. C'è un racconto che inizia così: una bambina argentina di nome Pilar non trovava più la sua bambola di nome Estrella e piangeva. Questo è un racconto che fa parte di una delle tipologie che Guido percorre, cioè non pensiate che tutti i suoi racconti siano basati solo sull'eccezionale, lo straordinario o su personaggi fuori dalla norma. In realtà ci sono anche personaggi che sono assolutamente nella norma. Pilar è una donna molto modesta, no? Però lui, questa qui bisognerebbe farlo leggere a chi si occupa di infanzia e di bambini, perché questo forse, se non sbaglio, è l'unico racconto che è La Plata, Freccetta, Isla Olvidada, e quindi porta da un luogo vero a un luogo che non esiste. Forse questo è l'unico, vero? Allora, se per finire vuoi raccontare che cos'è l'Isla Olvidada, per me è una delle immagini più belle. Ti ringrazio. No, effettivamente è una delle storie a cui sono più affezionato. Questa storia è veramente di reale, cioè soltanto il fatto che ho passato 2 settimane alla Plata in Argentina per lavoro. Ed è un posto a cui sono rimasto affezionato, però
È un luogo comune, è un luogo comune dire che gli argentini sono come gli italiani, però effettivamente io in Argentina non sento alcuna barriera culturale, cioè le persone possono andare dal più simpatico del mondo al più antipatico del mondo, ma non c'è il senso che sono diversi così. E poi, siccome hanno conservato la passione per parlare di cose importanti che io avevo da giovane e che un po' mi manca adesso, perché spesso le conversazioni sono un po' più leggere, insomma, non si prende il toro per le corna, in Argentina invece mi trovo benissimo, perché si parla subito dei massimi sistemi con tutti, cioè con tutti quelli con cui vale la pena di parlare. No, questa bambina perde la sua bambola, e allora per consolarla la mamma le dice che la bambola non è persa, è finita in un posto che si chiama Olvidada, che vorrebbe dire dimenticata, è la radice di oblio. E un po' alla volta la bambina si convince che questo è il posto in cui vanno a finire tutte le cose che si perdono, e a un certo punto anche suo nonno, che è morto, le dice: ma no, io lo so che è andato Olvidada. Poi ci vuole andare, e allora il padre si inventa che naturalmente la bambina ormai è già abbastanza grande da sapere che non ci si può andare, però vuole vedere cosa dicono i genitori, e il padre dice: non ci si può arrivare perché è un'isola. Per cui da quel momento in poi lei la chiama Isla Olvidada, e la disegna questo cielo blu molto scuro con delle nuvole rosse, la spiaggia e sotto la sua bambola. E poi la vita di questa donna va avanti in maniera difficile. Sapete che l'Argentina è passata attraverso diverse crisi economiche, una delle quali gravissima nel 2001, ma poi ce n'è stata un'altra. Questa donna perde il lavoro e a un certo punto decide di andare in Costa Rica, dove suo figlio lavora in un villaggio turistico. E questo Costa Rica, un po' alla volta, si trasforma in questo luogo che lei si era inventato, il luogo dei dimenticati, il luogo in cui finiscono gli oggetti che si sono smarriti, e lei si è smarrita lì e riconosce a un certo punto sulla spiaggia del posto dove è rimasta da sola, perché il figlio si è sposato e è andato via, riconosce i suoi disegni e capisce di essere arrivata anche lei alla Isla Olvidada. Mi fa piacere che ti sia piaciuto. Sì. Mi è piaciuto perché con un'immagine sola sei riuscito a raccontare una vita, cioè noi Pilar la vediamo da bambina al momento in cui muore, sempre attraverso l'immagine della Isla Olvidada, e questo è come dire, tecnicamente è proprio una è la maestria di un narratore, cioè che non disperde niente, non aggiunge niente, ma io spero di avere una mia Isla Olvidada. Speriamolo tutti. Avete ascoltato Voci di Meraviglia, un podcast del Comune di Carpi realizzato in occasione della 17ª edizione della Festa del Racconto.